Cari amici di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio ospitiamo gli amici del San Costanzo Show per un evento assolutamente straordinario. Hanno prodotto e realizzato un film che ha riscosso un notevole successo di pubblico. Davvero i più grandi registi hanno contattato, i più grandi produttori hanno contattato tutto il team grazie appunto a questa proiezione che ha riscosso notevoli consensi. Io chiederei al pubblico a casa di allontanare i bambini dai teleschermi perché faremo vedere alcuni spezzoni di questo film di grande pathos, di grande enfasi. Non aprite quella sporta. Abbiamo subito ascoltato a caldo i commenti fuori dal cinema, naturalmente degli spettatori, e quindi io chiedo subito il contributo alla nostra redazione. Buonasera. Oh, buonasera, molto piacere, Mirko Ioni. Sì, sì, grazie. Allora, le è piaciuto il film? Ma io mi sono sbellicato da ridere, ma io li ho visti tutti loro, tutti, mi piacciono tanto, ho tutti i DVD, gli spettacoli, i film, tutti. Io, se io, mi moglie Maria Grazia, mi fiola Grazia Maria, guardiamo sempre Aldo Giovanni e Jacopo, siamo proprio fissati. No, io parlavo del film del San Costanzo Show, quello nuovo. Ah no, non l'ho visto quello. Ma fa ridere, fa ridere. Ma sì, fanno ridere, sono comici loro. Cosa fa ridere? Ma come? Fa ridere San Costanzo Show. Ma sì, sono comici. Ma cosa fa ridere? Ma cosa fa ridere? Ma fanno teatro come? Vabbè. Ma Riccardo, ma non era questo il contributo? Non era questo il contributo? Hanno sbagliato film? Buonasera a tutti. Ah, no, volevo dirti che abbiamo mandato dei video. Ma Jeff, scusa, che video hai portato tu? Non hai portato quelli buoni dell'intervista? No, non è che io ho portato i video, questi sono al cinema, c'è gente di tutti i tipi e può succedere. Maria Elena, scusami, ma può succedere. Innanzitutto allora buonasera ai nostri ospiti e benvenuti, ben trovati. Parliamo allora di cose serie, perché questo film è davvero una cosa seria. Sapete che ci vogliono un sacco di risorse, anche economiche, per finanziare un progetto importante come un film. Ma come siete riusciti a realizzare tutto ciò? Mariella, abbiamo fatto dei numeri, dei salti mortali. La Warner Bros. Ci ha chiamato. Ma come avete fatto? La Disney? Ma solo voi al mondo, Jeffrey? Il primo problema era grosso, era della location dove facciamo questo film. Mariella sa che per fare un film serve delle grandi location, certo. No? Roma, Parigi, New York, dove la facciamo? Dove facciamo? No, ma soprattutto sono location per le quali bisogna pagare gli affitti, bisogna chiudere le strade. Certo, insomma, città blindate. Città blindate, così. Noi abbiamo deciso di fare il film dentro una palazzina. Ecco. Per risparmiare, anche perché racconta. Perché è un giallo comico, Maria Elena. E il giallo si svolge tutto dentro questa palazzina dove vivono queste famiglie, questi condomini, che tra l'uno con l'altro molto conflittuali tra di loro. E succedono delle cose veramente molto misteriose. Fino alla fine non sapremo mai chi è il colpevole, Jeffrey, giusto? Ma questo fino all'ultima scena. Però racconta come abbiamo trovato la location. Sì, in breve, questo in breve. È interessante, certo, interessante. Esatto. La scelta di questa palazzina. Questa palazzina è stato questo. Allora, come facciamo, come non facciamo? La giriamo a Fano, ci serve un'intera palazzina. Ho detto, è facile, scusate, io vado nei miei condomini, gli dico, ragazzi, amici, certo. Giriamo nei vostri appartamenti, giriamo San Costanzo Show, cosa volete? E abbiamo detto, ragazzi, cosa ne pensate? No. Anche perché servono 8 appartamenti. 8 appartamenti. E quindi avrebbero dovuto mettere a disposizione 8 appartamenti per un mese circa. A quel punto Jeffrey ha detto, ci penso io, no? Jeffrey? E la risposta da me, nel mio condominio, invece è stata no. E quindi cosa è successo? È successo che abbiamo pensato, troviamo un albergo dove girare, un chiuso d'inverno, lo giriamo lì dentro, no? Abbiamo pensato, certo. Vorrei... Ecco, e abbiamo chiamato il presidente degli albergatori, Cecchini, che ci vede, ci ha aiutato. Dove lo facciamo? Ma gli alberghi sono chiusi con le cose di legno, lì tutti quanti, no? Le asse di legno. Conosco uno che c'ha. Abbiamo chiamato, alla fine un numero di telefono è arrivato, io chiamo. Faccio, pronto, scusi, noi avremmo bisogno di una palazzina per fare sta cosa. Cosa ci dovete fare? Un film? Questo mi chiederà 20.000 euro come minimo per la palazzina. Ma chi siete? Siamo il San Costanzo Show. Il San Costanzo Show! Ah! È impazzito! Ci ha dato la palazzina gratis! L'ha data! Bene, bene, che bello. Bene. Detto ciò, abbiamo già risparmiato la location. Giusto, poi il cast. Esatto, il cast. Detto questo, noi abbiamo scritto
questa sceneggiatura in cui sono previsti una ventina di personaggi. Una ventina di personaggi e noi siamo in sette, il San Costanzo Show, e quindi abbiamo cominciato a vedere, a parte qualche amico che poi ha deciso di partecipare, come ospite, ha fatto dei, un paio di amici, ha fatto dei camei. Abbiamo chiesto attori, dei preventivi da degli attori, e vedendo i preventivi abbiamo detto che cosa? Sono 20 personaggi, 7... Sì, noi siamo 7, 7 per 3, 21, ognuno di noi fa, diciamo, 3 personaggi. E così abbiamo risparmiato anche sul cast. E già siamo già un bel risparmione. Bene, bene, quindi devo dire che, insomma, il conto è presto fatto. Ma no, scene e costumi. Scene e costumi, anche lì, insomma... Costa perché i costumi, a parte che vanno acquistati, vanno poi cuciti, vanno fatti, vanno comprati, vanno disegnati, ma la, la mia compagna è costumista e scenografa. Chi ha fatto i costumi? La mia compagna, l'abbiamo assoldata! Rosaria Ricci, la ricordiamo, è stata, diciamo, tutta una cosa, una produzione familiare. Le musiche! Le musiche, Grazie, Elvis. Insomma, lui è Elvis, però. Le musiche non sono di Bertulli. Non sono di Bertulli. Che avremmo risparmiato con Bertulli, ma avremmo rischiato grossa l'uscita del cinema. No, e no. Quindi, Dani, come abbiamo... Le musiche abbiamo fatto presto. Mio fratello suona il basso, ha un gruppo, è un complesso che crea musica da sempre. Ho detto, cosa fate nei prossimi 3 mesi? Ecco, insomma, un film fatto in casa, come si dice. In maniera molto professionale, tra l'altro. Però le cose fatte in casa sono quelle più genuine. Come mai la chitarra... Perché lo picchiano. È per quello che non l'abbiamo scelto per il film, perché lo picchiano, viene picchiato, vedi? Dai, dai, Bertulli. Vabbè, dai, un attimo, per favore, grazie. Vabbè, neanche visto la colonna sonora dello specchio puoi fare. Niente, dai, dai, mamma vabbè mia. Grazie, Bertulli. Grazie. Nonostante tutto ci siete riusciti. Ce l'avete fatta. Non è finita. Abbiamo rispettato l'ultimo grande budget che abbiamo ridotto è quello della sigla. Tu sai, per fare la sigla, è bellissima la sigla, no? Deve essere bella, devi fondamentale. Fare una sigla costa tantissimo, non so se è presente le sigle iniziali, certo, così. Vado al mercato dell'antiquariato, nella bancarella di un mio amico, a un certo punto mi si presenta davanti un lungagnone tutto quanto vestito di nero, sì, tutto un dark, sì, e fa, ma te sei del San Costanzo Show? Io faccio, sì, sono del San Costanzo Show, perché? Ah, io sono un vostro fan, io vi vedo sempre, sono di Civitanova, ho detto, bravo, bravo. E, senti, se vi posso essere utile, ma utile a cosa? Io non lo so, cosa fai nella vita? Io disegno le Winx. Lui lavora per la Rainbow, che è questa... Sì. Sì. Famosissima ormai società che sono cartoni animati in tutto il mondo, tantissimi tipi di cartoni animati, le Winx sono quelle che hanno lanciato la Rainbow e lui si è reso disponibile per disegnare la sigla del nostro film. Che cast eccezionale. Insomma, siete riusciti in un modo o in un altro a realizzare un filmone. Io manderei il contributo, abbiamo dei contributi, il contributo del nostro regista, abbiamo preso tanti premi per questo film. Contributo, Oscar Genovese. Devo dire che da quando siamo usciti con questo film abbiamo ricevuto molti complimenti sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Alcuni esperti di cinema ci hanno fatto delle critiche molto positive o comunque costruttive per migliorare nelle prossime produzioni, se ci saranno, sempre se troviamo i soldi. Per cui mi ha fatto molto piacere, devo dire, anche a livello di compagnia, a livello di troupe, di tutti quelli che ci hanno lavorato, ma anche a livello personale.
E devo dire che poi abbiamo mandato anche questo film a vari festival e inaspettatamente abbiamo ricevuto dei premi. Ad esempio a Castel Sfintoli in Toscana abbiamo ricevuto il premio come miglior film al Festival Internazionale di Cinema, e quindi sappiamo tutti che il Festival di Castel Sfintoli è uno dei più importanti a livello mondiale proprio. Abbiamo vinto un altro premio, l'ho vinto io come miglior regista esordiente, ecco qua, si tratta del premio Oscar Garramoni, non è Oscar, quello di Hollywood, il premio Oscar Garramoni l'abbiamo vinto a Castel Monticchio, che sta in Toscana, in Umbria, e quindi è stato, mi fa molto piacere, lo tengo qui sulla mensola. E per finire abbiamo vinto il premio sempre come miglior film al Festival Internazionale di Cinema di Ortiscali, che è in Sardegna, eccolo qua, un attimo che lo prendo, ecco qua, bellissimo. E questo è un premio meraviglioso, siamo andati proprio a ritirarlo in Sardegna, poi l'abbiamo riportato in aereo, diciamo che vabbè, sono state 150 euro di sovrapprezzo per portarlo in aereo, però dai, è valsa la pena alla fine, cioè a spese mie, non ha pagato la produzione, l'ho pagato io perché era giusto, però bello. Questo non so dove metterlo perché la mensola non me lo regge. Vabbè, vediamo, dai. Non aprite quella sporta, lo abbiamo definito un giallo comico, però insomma un assaggio, come si svolge, un po' la trama in soldoni di questo film. Io non posso parlare, non so Jeffrey, però io so che ci siamo detti che non dovevamo svelare troppo. No, ma non possiamo rilasciare, però possiamo mandare un piccolo estratto, un teaser, come si dice. Beh, vi accontentiamo Marielle, ne dai un piccolo teaser, te lo mandiamo in onda, dai. Teaser, vai, contributo. Teaser. Bene, visto che insomma del film non potete, non volete dirci qualcosa in più, noi però abbiamo raccolto come dire, le informazioni grazie alle testimonianze di chi ha già visto il vostro capolavoro. Questa volta lanciamo il contributo giusto. È un film che si può vedere, mi è dispiaciuto molto per quel povero rinoceronte, per il resto mi è piaciuto molto, ecco, mi piace però, sono... Il rinoceronte. Buonasera, le è piaciuto il nuovo film del San Costanzo Show? Sei inciampato. Gliel'ho detto, c'era... Niente. Fatto male? No. Mi domando come mai nel 2023 ci sono ancora questi film pieni di stereotipi e di pregiudizi, film senza inclusività, film ancora incissati su un sistema che è proprio... Che palle! No, ma sei proprio lì rappresentante di questo sistema? Cioè, sì, no, cioè, mica perché, capito, sì, ma... cioè, no? La cosa, sì, però, cioè, tanto... è logica che se te fai... Ho capito, ma... Sono, cioè, d'accordo, sono d'accordo con te, che è logica, sì, cioè, che no, se no, cioè, fai dire... Buonasera! Oh, scusi. Non l'ho fatto apposta. Ma no, volevo sapere come era il film. Vabbè, scusi, Vabbè, insomma, ci abbiamo provato, ma... Chi sono questi telespettatori? Ce n'è proprio di ogni tipo, devo dire. Per tutti i gusti. Per tutti i gusti. Ce ne sono anche di normali. È venuto però. Anche qui, anche c'è uno, è arrivato adesso, abbiamo portato con noi uno spettatore che è arrivato. Portarlo. È uno spettatore che ci segue un po' dappertutto, lui è un nostro fans. E viene, sì. Curiosa, sta sempre con noi, molto curioso, tipo sì, curioso. Che è curioso, curiosone. Lo si nota. Poi silenzioso, non fa fastidio, lui sta lì, si aggira, guarda, fa... Devo dire che è un po' inquietante, forse per Non aprite quella sporta un po' di inquietudine ci sta, Il film, devo dire, Marielle, ti posso dire che è colmo di omicidi.
di misteri, di, cioè, ci sono gli ispettori, ci sono tutte quante una serie di cose che veramente sono una serie di elementi che fanno veramente incuriosire dall'inizio fino alla fine. Chi l'ha visto ha detto addirittura che è il film dell'anno. Sì. Il film dell'anno, non so se tu l'hai visto, ma no. Ti invitiamo a venirlo a vedere e nelle prossime proiezioni che stanno scorrendo qui davanti, fantastiche, tutte le prossime proiezioni che ci aspettano, Maria Elena. Bene. E poi, di questo cast ne vogliamo parlare? Sì, abbiamo un altro contributo, è sempre il nostro regista Oscar Genovese che parla della troupe, diciamo. Sicuramente non aprite quella sporta è stata un'esperienza molto importante per me, innanzitutto perché è la mia prima regia di cinema. Ho fatto mille di teatro, ma questa è di cinema, è la prima volta, è stata, diciamo, quasi una palestra per me, per cui molto molto interessante, molto formativa come esperienza. E sono stato affiancato dal punto di vista tecnico da figure che mi hanno veramente supportato, aiutato laddove non arrivavo io con le mie piccolissime conoscenze in fatto di cinema, per cui Henry Secchiaroli, che è stato bravissimo a darmi e a concretizzare proprio in maniera visiva tutto quello che volevamo esprimere scena per scena, Michele Conti, bravissimo fonico, che poi si è occupato anche del missaggio audio durante il montaggio del film, che è stato bravissimo, veramente ha fatto i miracoli. E Alessandra Bodini e Rosaria Ricci, scenografi e costumiste, che sono state sempre presenti sul set, hanno fatto mille peripezie per riuscire a ricreare una certa atmosfera, sempre partendo da un budget molto ridotto, come sappiamo. E poi c'è Dennis Moscatelli, Emanuela Giorgi, Domitilla Pascucci, tutte figure che ci hanno veramente aiutato durante le riprese e hanno sofferto con noi durante il mese di marzo dell'anno scorso, del 2022, di questo condominio sul lungomare di Fano, dove veramente c'era un clima invernale, quindi sì, giornate di sole, però il vento che ci tagliava proprio. Però è stato molto bello, molto divertente. Io devo dire che lì per lì certi giorni dicevo no, ma chi me l'ha fatto fare? Poi però alla fine ho detto, vedendo il risultato finale, ho detto no, va bene, è andata bene. E questa esperienza da una parte mi ha fatto venire voglia di fare altri film, dall'altra mi fa chiedere con quali soldi? Io non ce l'ho. Ecco, ma apri il portafoglio un attimo, vedo, ma non penso di averceli soldi per fare un film. Eh no, c'ho 35 euro. No, non ce l'ho. Niente. Vabbè, dai. Vediamo, farò qualcos'altro. E ringraziamo anche Laura Lunghi per il trucco e il suo grandissimo contributo ai personaggi di Non aprite quella sporta. Gli ultimi due ringraziamenti, se me lo permetti, Maria Elena, uno è per gli sponsor, perché senza gli sponsor non saremmo riusciti a fare questo film, ma soprattutto il pubblico, che ci ha seguito in tantissimi, si è sparsa la voce a Fano, che questo, all'inizio te pensa che avevamo pochi spettatori, poi piano piano ci sono aumentati col tempo, perché il passaparola ha creato veramente il fenomeno, non aprite quella sporta, e non mi muovo più con queste mani, sto fermo. Perché Santinelli non gesticola. Il pubblico ha creato il fenomeno. Allora, Jeffrey, ricordiamo le date. Sì, noi vi aspettiamo quest'estate all'Arena BCC, 8 luglio e 26 agosto. Due proiezioni, una al mese, vi aspettiamo numerosi, non aprite quella sporta. Grazie allora agli amici del San Costanzo Show, grazie a Riccardo Sora in regia, a tutti voi dell'attenzione. Ciao!
Siamo a Fano, siamo appena usciti dalla proiezione del Non aprite quella porta, il film del San Costanzo Show. Abbiamo qui con noi il critico cinematografico ufficiale del Fondo Peppe Nigro, al quale chiediamo un suo parere. Veramente bello, film strepitoso, il film dell'anno. Sono andato a vedere il film scettico, sinceramente non avevo tanta voglia di uscire questa sera, ma appena sono entrato, già dalle immagini di testa, mi sono sbellicato dalle risate, da stare male. Bravissimi, bravissimi, strepitosa l'interpretazione dei vari attori nei questi ruoli poliedrici, in cui ognuno di loro interpretava uno, due, tre ruoli, e sinceramente sembravano attori diversi, non riuscivi a capire che poi alla fine era la stessa persona che interpretava uno, due, tre personaggi. Mi è piaciuta molto poi l'idea dell'appartamento, di questa community rissosa, in lotta tra loro, che alla fine vengono uniti solo da questo. Adesso non vi posso dire un po' troppo. Sì, non svegliamo troppo, sì, giustamente. Sì, sì. Da una cosa che viene trovata nella cantina di questo edificio un po' dimesso. Bello, bello, bello. Andatelo a vedere, mi raccomando. Il film dell'anno qua in loco. Grazie Michi. Grazie a voi della bellissima serata passata assieme a voi e dei soldi ben spesi.